No, è successo, c'è qualche danno in chiesa, nel convento, è caduta di calcinacci, delle crepe che si sono allargate, ma poi sono uscito fuori dalla chiesa, quando io stavo in chiesa quando c'è stata la scossa, per verificare un po' se nella facciata dove ci sono queste guglie, se non era crollato nulla, pare che è tutto a posto, però mi sono accorto che è caduto un pezzo qui della statua dell'Immacolata, quel pezzo che vedi a terra lì, dove era agganciata anche la corona, che con queste lampade che di notte si illuminano, sono accese e la gente che passa vede, ecco, la Madonna con la corona illuminata, ecco, questa è caduta da lassù, 15 metri. Anche il pezzo di marmo lì, marmo travertino, che stava dietro qualcosa, adesso di preciso, da qui non si riesce a vedere. E adesso bisogna un po' verificare anche la stabilità della statua, perché qui è un luogo dove passa tanta gente, tanti ragazzi, bisogna che sia tutto al sicuro. Ecco, c'è anche un sellino di una bicicletta di vetro. Ah, quello non lo so, quello è la bicicletta che sta lì da diverso tempo, non so, non si sa. Ecco. Qualcosa. Lei ha sentito il terremoto? Sì, sì, come no. Stavo in chiesa e sono accorto subito che era l'epicentro era vicino, perché è stato un sussulto molto violento, forte, diverso da quello che da Norcia, che celebravo la messa, ma arrivava sempre forte, ma ondeggiando, insomma, senza tutto rumore, senza rumore. Invece questo è stata una cosa abbastanza violenta, insomma. Ha avuto paura? Poi paura, lì per lì non è che si pensa niente. Io ho vissuto il terremoto negli anni 70 in Ancona, terremoti grossi così, che sono ripetuti più volte. E, insomma. Abbiamo verificato un po' nel convento i danni, ecco, qualche danni grossi non ci sono, ecco, solo calcinacci, qualche crepa che si è aperta e poco più, insomma. Non siete corsi fuori, vi siete riparati in qualche modo? Ma lì per lì siamo usciti fuori intanto dalla chiesa, però ecco, dopo siamo rientrati a vedere, a controllare un po' qualcosa. Sono arrivati i vigili del fuoco? Sì, bisogna controllare qui questa colonna con la statua della Madonna, perché ecco, questa deve essere in sicurezza, perché è pericolosa, perché è alta oltre 15 metri, capito, l'altezza di questa colonna.